configurato l'evento straordinario più importante e più complesso che l'Italia abbia dovuto gestire. Dal giubileo è più di un anno. Le Olimpiadi sono 2 settimane, 3 settimane, i mondiali di calcio o altri grandi avvenimenti sportivi, civili, politici, culturali, mai si protraggono per quella straordinaria integrazione e complessità che ha riguardato la preparazione di un grande organismo urbano così complesso e ha consentito che continuasse a vivere. È importante pensarci, perché con tutto quello che è accaduto di conflitti e di polemiche sui grandi eventi nell'ultimo periodo in Italia, molti vi si sono riferiti, chi pensi al giubileo non pensi grande evento uguale grandi scorciatoie. Il commissario sindaco aveva una forte responsabilità politica, ma non ha avuto alcun potere speciale. È successo quello che potremmo definire un miracolo laico e civico attraverso l'utilizzo solo di procedure ordinarie. La direttrice allora dell'ufficio Roma Capitale ha ricordato che per l'erogazione dei finanziamenti sono occorsi almeno 13 passaggi per la progettazione e sono occorsi almeno 18 passaggi per la fase realizzativa. Paolo Buzzetti, dal lato degli imprenditori che seguirono questo processo, ha testimoniato come tutte le forze produttive, nella trasparenza, per tutti hanno dovuto fare gare, nessuno ha avuto incarichi fiduciari, confidenziali, diretti. Ciascuno anche spogliandosi del proprio, in molti casi lo posso testimoniare, il proprio interesse personale, economico. C'era un esempio concreto, deriva dal fatto che noi abbiamo usato, un caso rarissimo nella vita dell'amministrazione, in questa finestra dei tempi così breve, poco più di 2 anni effettivi, i ribassi delle gare. Noi ci eravamo preparati disponendo di altri progetti, perché via via che si accumulavano, si facevano gare, venivano aggiudicate con un ribasso del 15, 20, 25% X a seconda dei casi, quei quattrini noi li abbiamo tutti reinvestiti, che all'ultimissima fase noi devolvemmo per acquisto di mezzi pubblici. Quindi chiara responsabilità di guida, forte volontà politica, cooperazione tra le istituzioni e funzionamento dell'amministrazione ordinaria dentro un quadro come lo stiamo qui oggi riassumendo. Queste sono state le chiavi di volta del successo di quell'esperienza, realizzato con pochi soldi, perché diversamente da quanto si pensa, montagne di soldi, alla fine sulla città di Roma tra tutto saranno andati 1.350 milioni di euro, quindi un ordine di grandezza per quello che ciascuno di noi ha visto, ha vissuto, percepito e sa, tutt'altro che gigantesco. Io qui voglio ricordare che noi venivamo da un'esperienza non molto lontana, i mondiali di calcio, non è una polemica verso amministrazioni precedenti, ma non c'è dubbio che l'esperienza del mondiale di calcio fosse stata particolarmente infelice da vari punti di vista. I mondiali di calcio portarono decine di vittime nei cantieri. Noi in quella preparazione del giubileo considerammo eticamente insostenibile ciò che era stato reputato accettabile per la preparazione mondiale di calcio, e cioè che si morisse nei cantieri, e credo che siano stati 32 i morti sul lavoro. Grazie a questo coordinamento che lui ha sobriamente, il prefetto ha sobriamente ricordato, le centinaia di cantieri pubblici e le migliaia di altri privati connessi non hanno visto neppure un incidente grave sul lavoro, neppure una vittima in questa straordinaria concitazione operativa che si è realizzata. Secondo punto, una politica permanente per il turismo. Pensate che grazie ad una legge regionale, la legge 20 del 97, sono stati dati incentivi, supporti amministrativi, semplificazioni per gli operatori turistici, e solo nella nostra città sono stati realizzati alberghi per 198 domande approvate per aperture e ristrutturazione, 120 nel centro storico, 30 nel semicentro, 52 in altre parti della città, per 5.563 nuove stanze. Da lì c'è la partenza del boom del turismo di Roma, che ancora continua,
perché si è utilizzato il Giubileo non per fare delle case per ferie o degli ostelli per i pellegrini e basta, ma si è investito sul turismo come motore dello sviluppo di questa città e di questo territorio e ovviamente di un territorio anche più vasto. Per cui gli investimenti negli alberghi di Roma dei privati, grazie a queste procedure, a questo orizzonte, furono pari a 800 miliardi di lire. Sull'aspetto turistico, ricordare un'altra cosa che nessuno oggi ricorda: noi decidemmo di sacrificare una parte delle risorse per Roma per realizzare un'opera a Civitavecchia. Ma perché? Il nuovo molo portuale per le grandi navi Civitavecchia fu finanziato con i soldi del Giubileo, la sua espansione, e una delle più grandi tendenze strategiche della crescita del turismo nazionale in Mediterraneo è la crescita del porto di Civitavecchia, che ebbe origine da questa decisione lungimirante, il grande molo che oggi fa arrivare le grandi navi che poi portano anche a Roma. Terzo filone di riflessione, le politiche di riqualificazione urbana. Assegniamo 124 miliardi di lire per il rifacimento di facciate, parcheggi pertinenziali, e ci furono interventi a Roma su 2400 edifici e condomini. Ricordo che noi stabilimmo anche un criterio, oggi ancora se girate, qualcuno guarda Roma dai tetti, vede la differenza tra quelle migliaia di edifici ristrutturati nel 2000 e quelli che no. Quelli ristrutturati nel 2000 hanno una sola antenna centralizzata, perché noi imponemmo come criterio che venisse disboscata la selva delle antenne sui tetti di Roma. Quindi, quarto e penultimo, l'archeologia. Fu assunta una posizione, ahi noi, invalicabile, per quanto ridicola, che non sarebbe stato possibile completare il sottopassino perché sarebbe crollato Castel Sant'Angelo. Pensate un po' se Castel Sant'Angelo poteva crollare perché una scatola di cemento armato, che anzi lo avrebbe consolidato, fosse stata sistemata di fronte all'ultimo suo bastione in corrispondenza al Tevere. Al contrario, noi avremmo sbloccato quello che poi è rimasto un ingorgo permanente, perché il sottopassino è stato fatto solo per metà a causa di questo veto assolutamente illogico. Per l'auditorium non è completo per come noi l'avevamo immaginato e come Renzo Piano l'aveva progettato, ma manca il multiplex, manca la multisala, manca l'albergo, manca un ristorante ed altre attività commerciali che non furono realizzate perché è stata trovata una villa romana del tutto inaspettata per motivi che altre volte ripercorreremo. E perché il sovrintendente archeologico si rifiutò di spostare i muri, che non so chi visiti sinceramente, nessuno, perché si tratta di un mero perimetro di cappellaccio, come si chiama, il tuffo dell'epoca, ma si dimentica che il Giubileo è stato il più grande programma di scavo, restauro, manutenzione archeologica dopo il fascismo. Noi abbiamo realizzato 101 interventi nel campo archeologico per all'epoca 102 miliardi di lire, qualcosa. Le opere pubbliche, perché è giusto, noi abbiamo ricordato la terza corsia della Roma Fiumicino, 91 miliardi, a San Pietro la Storta, la più importante ferrovia regionale costruita in Europa per molti, molti anni. Le opere di Fiumicino, l'aeroporto, sono state ricordate, state la trasformazione di Termini, cosa era prima, cosa è diventata, Tiburtina, stazione San Pietro e le altre. Infine, siamo stati molto bravi nell'organizzazione. L'evento di Tor Vergata è stato una riuscita notevolissima ed è stata una pagina unica dal punto di vista dell'organizzazione di grandi eventi. E quindi la mia conclusione è che in tempi di discredito della politica, di fratture nazionali, Roma uscì più amata, più rispettata del mondo, con un'immagine di buona organizzazione e di efficienza europea. E di questo va detto grazie a tutti coloro che qui in questa sala, e non solo in questa sala, dettero il loro contributo.